Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Cari amici, che bella festa ci è donata da vivere nel cuore dell'estate, nel pieno del sole. E anche la Madonna è cantata così: «Bella tu sei qual sole». Vi lascio alcuni brevi pensieri per godere nella vita di questo bel giorno. Il primo è dal Vangelo di oggi, il canto del Magnificat. Una poesia, una grande poesia, come ricorda Benedetto XVI in una stupenda omelia, venuta dal cuore di Maria. L'anima mia magnifica il Signore, magnifica, cioè proclama grande il Signore. Maria desidera che Dio sia grande nella sua vita, nel mondo, tra gli uomini, nella storia. La Madonna non ha paura che Dio possa essere un concorrente, che possa toglierci qualcosa della nostra libertà, del nostro spazio vitale. Ella è certa che se Dio è grande, anche noi siamo grandi. La nostra vita non viene abbassata, ma portata all'altezza di Dio. Il secondo punto: questa festa ha come contenuto un dogma, cioè una verità definitiva e proclamata per tutta l'umanità. La Madonna è assunta in cielo in corpo e anima. Ripeto, in corpo e anima. Nella figura della Madonna è fissata la meta di ogni uomo, per l'uomo, per noi, per tutti. Certo, è importante sapere da dove si viene, ma è altrettanto importante sapere dove si va, avere la sicurezza della meta. Tutto è un grido verso quel 15 agosto. Cari amici, siamo destinati insieme alla Madonna all'Eterno. Pensate, Cristo attraverso la Chiesa, noi, i suoi amici, continua a dirci queste parole decisive, a volte entrando in polemica anche con il mondo, con quella parte di uomini grande che dice che tutto finisce in polvere, nel nulla, che non c'è salvezza eterna, che vale soltanto la riuscita quotidiana, la felicità immediata. E Cristo che insiste: «Io non vi farò perdere nulla di ciò che avete vissuto, nulla di ciò che avete amato, nulla di ciò che avete portato nell'esistenza.
neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Terzo punto. La Madonna è la prima di una lunga fila in questa storia. Ve lo racconto con un'immagine a me molto cara. Mi incontra la gente e mi dice: si vede che te sei appassionato delle montagne, delle Dolomiti in maniera particolare. Anche in questi giorni ho tanti amici che sono su in vacanza e gli ho chiesto di mandarmi, non posso andare, di mandarmi anche delle foto sopra i 2000 metri di altitudine. Quindi mi arrivano foto di rifugi, di passi, la bellezza della montagna che mi ha colpito, che mi ha segnato nella vita. Con tanti amici preti, diversi anni fa siamo andati a fare anche delle ferrate, poi per 30 anni ho portato i ragazzi delle superiori in montagna. L'immagine è questa: quando eravamo anche in tanti, a volte abbiamo fatto le vacanze a livello regionale, abbiamo raggiunto anche 400 e passa ragazzi, si decideva di andare a raggiungere una meta, si partiva, si prendeva il cammino, ci si divideva in gruppi, distanziati l'uno dall'altro, e si iniziava il cammino in silenzio, uno dopo l'altro. Ogni gruppetto aveva la sua guida per poter come tracciare il passo del cammino. A un certo punto, attraverso i sistemi che si usavano allora, le radioline, il primo gruppo annuncia che è arrivato. Io ho guidato a volte gli ultimi gruppi, mi giravo indietro e gli dicevo: riprendiamo con coraggio il cammino, perché il primo gruppo è arrivato, ora tocca a noi. A volte c'era una distanza fra il primo, di circa un'ora tra il primo e l'ultimo gruppo. Si arrivava tutti alla fine, si arrivava tutti, e si apriva davanti a noi uno spettacolo stupendo. È così la vita, amici, è così la vita, c'è tutto il nostro destino. Ora tocca a noi. Si parte, si va, si capisce che la vita è così, una cordata di bellezza e di amicizia. La compagnia, dove ogni passo, dico ogni passo, è verso l'Eterno, verso la meta. La Madonna è la prima di questa lunga fila. Il cielo e la Madonna in corpo e anima in cielo, il cielo non ce le allontana la Madonna. La Madonna è così tanto di Dio, che è così tanto della gente, che è così tanto del popolo. Vi lascio fra i tanti canti belli uno di Claudio Tieffo, composto sulla Madonna. Ave Maria, splendore del mattino, dove una bellissima frase dice il grido di un popolo: protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore. Buona festa a tutti. Ave Maria, splendore del mattino, puro il tuo sguardo ed umile il tuo cuore, protegga il nostro popolo in cammino, la tenerezza del tuo vero amore. Madre, non sono degno di guardarti, però fammi sentire la tua voce, fa che io porti a tutti la tua pace e possano conoscerti ed amarti. Madre, che soccorri i figli tuoi, fai in modo che nessuno se ne vada, sostieni la sua croce, la sua strada, fa che cammini sempre in mezzo a noi. Madre, non sono degno di guardarti, però fammi sentire la tua voce, fa che io porti a tutti la tua pace e possano conoscerti ed amarti. Ave Maria, splendore del mattino,
protegga il nostro popolo.